Bentornati a TV7 alle 7, stiamo affrontando il caso di Alice Bellotto, abbiamo intitolato questa parte della trasmissione Miss Italia, la telenovela continua appunto per le varie eliminazioni che giorno dopo giorno stanno un pochino impazzando sulle testate dei quotidiani e non solo, come se non ci fosse nulla di più importante da affrontare in questo periodo, Sì, pensioni Italia, e direi giusto, che Damiano. c'è l'imbarazzo della Allora, serie. ricordiamo che l'ultima esclusa è Raffaella Modugno, Miss Lazio. Dopodiché, la prima purtroppo, ahimè, l'abbiamo qui in studio. Allora, insieme a Patrizia Mirigliani andiamo un pochino a capire il perché e il per come della sua squalifica. Cito Patrizia Mirigliani e l'articolo 8 del concorso, insomma, del regolamento Di del Miss concorso di Italia. Miss Italia. Le concorrenti di Miss Italia non devono essere ritratte in pose di nudo o sconvenienti. Mostrerei cortesemente la foto che ha escluso la nostra bellissima Alice, che già sorride, è questa. L'abbiamo coperta per rispetto ai bambini perché noi siamo professionisti. Uso la battuta anche, magari crescevano meglio. Perdonatemi, dai, sto scherzando. Questa è la foto che la ritrae, se togliamo la banda nera, a seno scoperto. A me sembra la classica foto da modella per quanto concerne il glamour, per quanto riguarda insomma la moda in generale. Alice, non posso chiedere a te, è vero o non è vero, perché tu mi diresti sì, è così. Proseguo con la foto che ha escluso Raffaella Modugno, Miss Lazio. Prego la regia di mandarla in onda. Questa, no, Raffaella è l'altra. Attenzione, abbiamo già svelato. Sì, il nostro Vanni appena vede due foto. Questa è la più pudica, ammetto, ce ne sono di un po' più piccanti, osè, e ha escluso questa bellissima ragazza dal concorso di Miss Italia. In questo momento la rappresentante del Veneto, Mara Dall'Ermellina, che è in prefinale a Montecatini, anche lei ha una foto che abbiamo trovato noi di TV7 alle 7 in internet, che la ritrae un pochino con un vedo sì, non vedo no. Mostriamola cortesemente, ed è questa. Allora, chiudiamo la foto perché non l'abbiamo coperta. Come potete aver visto, sono foto che per quanto ci riguarda sono ingenue, nulla di veramente peccaminoso, non scadono in pornografia o in foto o scene da non poter mostrare, insomma, o in un giornale o da nessun'altra parte. Però le concorrenti di Miss Italia non devono essere state ritratte in pose di nudo o sconvenienti. Come mai, mi chiedo a te, un trattamento, e a altre persone che sicuramente sono là e non dicono nulla, non è stato fatto, insomma, non è stata fatta esatta la stessa mannaia. È la domanda che mi sto facendo anch'io in questi giorni. Appunto per questo motivo io ho aperto un blog nel mio sito internet. Potete andare all'indirizzo blog.alicebellotto.it, dove appunto parlo della mia squalifica e dell'ingiustizia di cui sono stata Vittima. vittima. E niente, io non voglio sparare a zero sulle mie colleghe, assolutamente, perché capisco benissimo che queste foto si fanno. Non siamo strane noi, ma forse è strano il regolamento di Miss Italia. Purtroppo i tempi sono questi, i clienti richiedono questo e dopo No, ci direi neanche sono. purtroppo, insomma, perché Sì, cioè sembra purtroppo che per tu me ti le debba cose vanno scusare come così. se hai rubato chissà che No, cosa. infatti, assolutamente. Ma Cioè. Alice, ti si aprono comunque altre opportunità, cioè bene o male, purché se ne parli, si dice, hai sempre un trampolino anche da questa esclusione, oppure è un assesto, insomma, per un arresto della tua carriera? Ci sono dei pro e dei contro come in tutte le cose. Io adesso ho molte proposte lavorative. Però adesso molti altri fotografi mi chiamano solo per fare nudo o glamour, quando le persone non capiscono che il nudo e il glamour, cioè, si fanno in un determinato periodo della vita o comunque, scusate, si fanno per determinati lavori. Quindi io se non sono foto volgari, sì, le faccio. E soprattutto le faccio con fotografi che ritengo All'altezza. professionali e all'altezza. Infatti, uno dei pochi fotografi che mi ha ritratta nuda è appunto Alberto Buzzanca. Quindi lo reputo una persona professionale, lui mi conosce da quando ho 16 anni perché mi ha preso in mano piccolina piccolina. La foto che abbiamo visto però è di Edoardo? No, è di Ma qual è? Sua è sempre Alberto. sua?
Anche con Edoardo ho fatto foto comunque di trasparenze o di topless. Edoardo e Alberto sono comunque due persone professionali. Edoardo, scusami se ti interrompo, ma perché ho sentito dire ad Alice vengono chiamate o viene chiamata per foto di nudo o glamour dove c'è il vedo non vedo? Cioè, dopo voi cosa ve ne fate di queste foto? Le vendete? Cosa fate? Ma, per esempio, Alice parlava prima di una foto che è stata una pubblicità per una ditta di materassi. Mm-hmm. Cioè, io penso che chiunque anche sfoglia una rivista che è nel mondo comune vede che nella cartellonistica stradale, nella pubblicità, nelle riviste, comunque spesso... Quindi è sempre associato a un lavoro. Sì, guarda, io ho un negozio di pentole, però devi essere nuda per fare la pubblicità di queste pentole. Non è che le chiamate per cose vostre, per nudo artistico. Può anche essere, cioè non, per esempio una delle foto che ho fatto io a Alice è una foto che è servita per il mio portfolio personale, quindi per far vedere per una ricerca artistica mia personale, è una foto che è sul mio sito. E vengono vendute successivamente? Cioè del tipo, io ti contatto e dico che bella foto di Alice nuda, me la vendi? Tu puoi venderla? Può succedere, sì. È il meccanismo, insomma, anche quello del lavoro. Di solito magari una ditta parte da un concept, cioè una vuole fare pubblicità in una certa maniera, c'è un'agenzia di comunicazione che ha fatto un certo progetto e quindi si parte da un progetto su carta, si va a realizzarlo, si sceglie una modella che possa andare bene per realizzare quel tipo di progetto e si svolge tutto questo. Alice, stai partecipando a casting in giro per l'Italia? Cosa stai facendo? So che hai partecipato anche al casting di Veline, vero? Sì, questo l'ho fatto ancora nel 2007, avevo appena 18 anni. E sì, comunque ho fatto parecchi casting in questo frangente di tempo dove cioè vorresti scoppiato... fare anche televisione, non solo foto? Cosa sono? Beh, la televisione per quanto mi riguarda sarebbe una bella gavetta, nel senso bisogna essere un po' versatili in tutte le cose, quindi magari imparare a presentare perché bisogna far gavetta e comunque lo studiare vieni a dire a noi. Per fare... e, però, sarebbe insomma... stato un trampolino comunque Miss Italia. Sì, sarebbe stato un trampolino, poi vabbè, è comunque una cosa divertente perché poi si sta settimane lì, no? Si impara a convivere comunque con persone di altre regioni, con culture diverse, quindi è un po' uno scambio di opinioni e di conoscenza. Ma come ti è stato comunicato questo verdetto così cattivo? Cioè hai ricevuto una telefonata, una lettera? Io so che stava preparando la valigia per trasferirsi a Montecatini e gli è arrivata la chiamata dai due responsabili in Veneto. Quindi al telefono? Miss Italia. No, la valigia la stavo preparando per Miss Veneto, quindi io dovevo andare a Jesolo, dove alle 2 del pomeriggio erano previste le prove per il concorso. E niente, mi è arrivata una chiamata a mezzogiorno. Vero, mezzogiorno di fuoco proprio. Esatto, dicendomi che ero stata squalificata appunto per una mail anonima. Quindi una mail anonima, una persona ha trovato in internet delle tue foto e le ha spedite a chi di dovere. Una rivale probabilmente, che sospetti hai? Potrebbe essere una rivale? Sì, si pensa ad una mamma. Ah, però... quindi è ancora peggio, però... Quindi vabbè, una mamma di una concorrente. Sono più gelose le mamme, a volte invidiose, che non le figlie. Beh, Damiana, noi sappiamo che ci sono genitori, me lo confermi tu, che farebbero di tutto. E non per un televisore, ma per molto altro, per far sì che la propria figlia entri nel mondo dello spettacolo, giusto? Sì, io e i miei genitori mi hanno sempre seguita e sostenuta in questo lavoro. Non è che mi hanno dato comunque un'educazione... quindi apparire e apparire basta. Scusate. Okay. Però cioè, mi hanno insegnato l'educazione come fanno tutti i genitori. Mm-hmm. Cioè, io sono andata a scuola, ho fatto il mio percorso, ho studiato e niente, insomma, non mi sembra di far niente di male. Ma hai sofferto molto? Cioè, quando a mezzogiorno hai ricevuto questa telefonata, qual è stata la prima reazione? Ma subito ho avuto un pianto isterico. Io Miss Italia quest'anno ho deciso di riparteciparvi perché comunque i miei genitori ci tenevano e idem il mio fidanzato. Mm-hmm. Quindi mi hanno detto dai Alice riprova, comunque avevo già fatto Miss Italia nel 2007, ero piccolina, quindi le cose a 18 anni si vivono un po' in modo diverso. Certo. E quindi ho voluto riprovare anche perché si sa Miss Italia è un concorso nazionale e quindi
ogni tappa che si fa e che comunque si vince sia sempre sui giornali, c'è una rassegna stampa dietro abbastanza grossa. Da contratto. Sì, però sei anche bloccata a far sempre tutte le cose di Miss Italia, bloccata nella campagna pubblicitaria per i gioielli che insomma ricordiamo sono sponsor della corona, piuttosto che devi fare sempre delle presenze fisse dove vogliono loro e non tu. Sì, quando si arriva in finale comunque si vince la fascia nazionale, sia vero sia vincolati, però questo è scritto nel regolamento e se una persona comunque decide di arrivare a Miss Italia e di parteciparvi... Molte sperano di avere questo tipo di problema. Poi la cosa che mi fa più sorridere, cari telespettatori, è che successivamente Patrizia Mirigliani e tutto il gruppo ti chiamano anche per fare il calendario di Miss Italia. Sì. E lì, insomma, magari non si vede il seno, ma le pose sono ricito. Le concorrenti di Miss Italia non devono essere state ritratte in pose di nudo, ok, o sconvenienti, e addirittura farsi fotografare in atteggiamenti che finiscono per essere provocatori. Andate a guardare il calendario 2010 di Miss Italia 2011 che arriverà. Bene, io voglio capire un'altra cosettina. Allora, perché io, Damiana, TV7 alle 7, in due minuti ha trovato delle foto per quanto riguarda Mara Dall'Ermellina, che è ancora attualmente in gara, e chi lo dovrebbe fare di lavoro, come quindi i vari tecnici responsabili del concorso Miss Italia, non vanno a controllare ragazza per ragazza perché sono pagati e visto che c'è un articolo dovrebbe essere fatto rispettare per tutte. Facciamo vedere velocemente di nuovo la foto di Mara al volo, che trovo bella, bellissima, però insomma leggendo l'articolo 8, voilà, chiudiamo di nuovo questa foto. C'è una trasparenza. C'è una trasparenza, non è un nudo. Però nei tuoi confronti insomma non c'è sto gran differenza. Quello che vedo da te vedo anche da lei. Esatto, io, Mara è una mia collega. Siete amiche? Amiche no, siamo conoscenti perché comunque lavoriamo con le stesse persone, gli stessi fotografi. Anche lei ha lavorato con Alberto, quindi tra di noi ci conosciamo. E niente, ribadisco e ripeto che non è Mara sbagliata. Mm-hmm. E forse è il regolamento di Miss Italia che dovrebbe andare adattarsi. È per quello che vi abbiamo invitato, per far capire che nel 2011 c'è odore di naftalina in queste regole. Infatti, per quanto mi riguarda, Miss Italia, se fosse stata comunque corretta e avesse fatto un controllo maggiore su quelle che sono le concorrenti in gara tuttora, avrebbe magari o dovuto reintegrarmi nel concorso, perché assicuro che tra le 60 finaliste quasi tutte abbiamo fatto foto o di nudo. Questo o di volevo sottolineare. E magicamente sono sparite un po' da tutti i vari siti e da tutti i vari. Magicamente sono tutte sparite. Ma loro non si accorgono, quelli di Miss Italia. No. E perché ti chiedo allora? È bontà di cuore o perché tu effettivamente sei diversa dalle altre, non fai i nomi e non dici dove trovare le foto? No, io non faccio nomi perché, ripeto, non sparo assolutamente a zero sulle mie colleghe. Il gesto che è stato fatto a me, io non sono una persona vendicativa, quindi... Brava, ti fa onore questo. Non vedo perché andare a sputare fango sulle altre concorrenti. E bruciare i sogni di ragazze, ricordiamolo. Esatto, siccome so che comunque la mia esperienza a me, per quanto mi riguarda, mi ha fatto male. Quindi non voglio far passare quello che ho passato io alle altre. Faccio solo presente comunque a Patrizia Mirigliani e al concorso, alla sede legale, alla Miren, eccetera, che bisognerebbe fare un controllo accurato su tutte le concorrenti, visto che per me avete comunque provveduto alla squalifica insieme a Raffaella. Bisognerebbe fare un controllo un po' più approfondito. Va bene, io raggiungo anche. Bene, siamo in chiusura. Postazione. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, dicevo pure cose ancora più semplici: svecchiare un po' il regolamento, togliere queste cose, appunto, come hai detto tu, sanno di naftalina. Bravo, questa è la nostra opinione. Come il codice stradale, a volte va rivisto, esatto. Anche i regolamenti giusto. Meritano revisioni. Allora, noi torniamo domani mattina, come sempre, dalle 7 alle 9 in diretta, ma prima di farlo puntuale. Ringraziamo Alice Bellotto, modella esclusa, ahimè, da Miss Italia. E guardate che cosa vi siete persi. Non che la ritroveremo altrove. Non che Mara sia più brutta o meno, insomma, però...
E abbiamo avuto in studio anche Edoardo Varotto, fotografo, studio fotografico 10, in collaborazione naturalmente anche con Alberto Buzzanca, che saluto. Non è potuto venire perché aveva da fare Lazarum. Allora, noi torniamo domani mattina e vi lasciamo in compagnia di 7 Shopping e TV7 Market, che è il nostro canale tematico per lo shopping. Tante cose da non perdere, approfittatene. A domani, mi raccomando, puntuali. Ciao.